Partiamo dal fatto che su YouTube sì, si possono editare i video, ma fino ad un certo punto. Detta questa frase, magari vi ho spaventato, ma faccio bene a dirvela perché così sarete prudenti ogni qualvolta carichiate un video su questa piattaforma. Oggi vi voglio mostrare appunto l'editor presente all'interno dello YouTube Studio. Però, come detto poc'anzi, l'editing sarà limitato perché YouTube non si sforza a fare qualcosa di completo e logico, figuriamoci. Ho notato che punta tanto nel far applicare la sfocatura, ma penso che non interessi a tutti questa funzionalità. Vediamo quindi quel poco che possiamo svolgere per poter migliorare un proprio video. Per poter andare nella pagina dell'editor basta accedere a YouTube Studio. Una volta fatto ciò, andate sul video desiderato, cliccate sull'icona a forma di matita che indica l'opzione modifica, selezionate Editor. Analizzate un attimo l'interfaccia, giusto per capire come vi dovete muovere. Visto che quasi il tutto è intuitivo, vi spiego brevemente queste tre righe. Nella prima viene messo il filmato, così possiamo orientarci al meglio. Nella seconda viene messa la traccia audio. La terza riga invece permette di lavorare sulla schermata finale, potendo aggiungere, modificare o eliminare i vari elementi di interazione. Quello che voglio mostrarvi maggiormente è il taglio del video, quindi rimuovere quei fotogrammi che non interessano più. Implementazione molto utile che nel mio caso è stata sfruttata diverse volte per rimuovere parti che violavano il copyright. Può capitare che, soprattutto alle prime armi, nell'editing si aggiunga tracce audio o video protette da copyright. Pubblicando il contenuto, YouTube ci avverte che non abbiamo rispettato i diritti d'autore e perciò le strade sono due: o far finta di niente, soffrendo per le possibili limitazioni che pone YouTube, magari disattiva la monetizzazione o vieta la riproduzione in alcuni paesi, oppure provvedere a raggirare la rivendicazione, semplicemente adoperando il taglio dei frames attraverso l'editor. Ecco perché questa funzionalità la reputo importante. Io personalmente ho risolto molte faccende dove, ahimè, violavo questo tipo di regola, quella del copyright. Per rimuovere la parte che non vi interessa, basta far scorrere l'asticella nel punto dove dovete iniziare a tagliare. Cliccate su Taglia ed in basso alla pagina comparirà una barra dove selezionerete Dividi. Adesso, per selezionare l'intera area da rimuovere, fate scorrere l'altra asticella, quella più spessa colorata in blu. La parte da cancellare diverrà ombrata, passatemi il termine, e così fate fino a che non arrivate all'asticella dove avete deciso la fine della parte da tagliare. Per un lavoro di assoluta precisione, aiutatevi nuovamente con lo zoom, in modo da azzeccare il frame esatto. Se qualcosa è andato storto, potete cliccare sulla crocetta della ripartizione oppure cliccare in alto sul bottone Annulla o, terza opzione, cliccare su Cancella tutto. Una volta finita l'operazione di modifica, cliccate su Anteprima e, grazie al player, potrete verificare se tutto è andato bene. Per finire, fate su Salva. Verrà aperta una finestra di dialogo per avvisarvi che la modifica richiederà diverso tempo a seconda della sua grandezza. Nel frattempo l'utente visualizzerà il video originale, quello che c'è stato fino ad ora. Nel mio caso non eseguo il salvataggio perché non ho bisogno di ritagliare nessuna parte. Attendete qualche minuto o al limite qualche ora, a seconda della corposità della modifica, e finalmente poi avrete il video modificato. Se vi siete accorti di aver sbagliato qualcosa, oppure che l'editor sia impazzito e abbia tagliato qualcos'altro, ahimè è successo, mi sono ritrovato una volta un video dove me lo aveva incasinato, potete ritornare sull'editor e fare clic su Ripristina originale. Purtroppo al momento si può eseguire solamente un taglio, perciò se ne dovete fare diversi dovrete ogni volta aprire l'editor e mettervi all'opera.